Io forse la considero come un bene confiscato, al contrario, qualcuno ce l'aveva tolta e noi ce la riprendiamo stasera, ma vogliamo riprendercela anche durante tutto l'anno, specialmente la notte di Capodanno, quando tutti i nostri concittadini che abitano qui intorno lasciano le loro case perché questa diventa una Beirut. Quindi noi abbiamo sempre chiesto al senatore di turno di riempirla come stasera, la notte di Capodanno, come avviene in tutte le città d'Italia, perché solo in quel modo la gente può viverla come una cosa propria e come un bene comune. Sì, un bene comune, perché in questa città i beni comuni sono diventati beni privati, e non solo le piazze, ma anche il palazzo di città. E quindi, oltre a riappropriarci di questa piazza, noi vogliamo riappropriarci lunedì sera del palazzo di città, perché qualcuno in questi anni ha fatto del palazzo la propria casa invece della casa comune di voi cittadini. Il nostro progetto è ambizioso. È ambizioso perché? Perché stasera noi qui sul palco e tra di voi non ci sono personaggi venuti da Roma, da Bologna, dal Veneto, non abbiamo personaggi politici che vengono a rappresentare se stessi, noi siamo noi stessi che vogliamo riprenderci la città, non abbiamo bisogno di testimonial, noi siamo la città e dobbiamo riprendercela perché è nostra. E quelli che ce l'hanno tolto, ci hanno tolto la bellezza di questa città, ci hanno tolto la convivenza civile di questa città, devono andare via. Vi prego, domenica e lunedì, voi e tutti i vostri amici e parenti, aiutateci a cambiare aria, vogliamo riappropriarci del palazzo di città. Bene, questi giorni si parla tanto di voto di scambio. Siamo arrivati anche sui giornali, siamo arrivati anche in Parlamento, qualcuno ha fatto le interrogazioni parlamentari su quello che avete visto e sentito e letto anche sui giornali ieri e stamattina. Il voto di scambio in questa città non avviene solo in campagna elettorale, avviene ogni giorno in quel palazzo di città, gestito da quelle persone. Il voto di scambio lo leggete ogni giorno sull'albo pretorio, va bene? Ci sono personaggi non politici ma dirigenti che decidono loro a chi dare il lavoro per 600 euro ogni 12 giorni o 1000 euro al mese senza fare avvisi pubblici e bandi pubblici. Se siete amici loro fate la domanda e loro vi assumono. Questo deve finire, basta! Allora, la nostra è una scommessa e la dobbiamo vincere, perché se non la vinciamo per altri 5 anni questa città morirà, perché chi l'ha gestita finora è il suo prestanome che si appresta a gestirla, perché è solo un prestanome. In questa città ci sono pupazzi e marionette gestite dall'alto solo perché qualcuno è diventato presidente nuovamente grazie a certi partiti, è diventato di nuovo presidente della commissione bilancio, loro credono di poter riprendersi e governare di nuovo la città, perché tanto Don Antonio Azzollini fa arrivare i soldi a questa città, ma non per voi, per i suoi amici, per i suoi appalti, per le sue cooperative e per gli amici degli amici. Basta, basta. Io mi fermo qua perché voglio lasciare veramente i fuochi d'artificio in questa piazza, non quelli di Capodanno, ma quelli elettorali a Bevimar Alfa, perché lui potrà ricondurci di nuovo sulla diritta via. Grazie Bevi, a te la parola. Grazie Matteo, grazie Matteo, grazie Lucia, grazie Domenico. Io vi trattengo 5 minuti.